Nel 2024 investiremo 1 milione di euro in nuove tecnologie per la cura delle persone. Amplieremo di 8 i posti letto esistenti, riqualificheremo la struttura, porteremo a termine tutte le nuove assunzioni, cui si aggiungerà un medico geriatra di cui c'è bisogno. A rendere note le prospettive dell'Istituto Clinico Tiberino per il futuro è stata la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, rispondendo ad una interrogazione in Consiglio regionale presentata dagli esponenti della Lega, Manuela Puletti e Marco Castellari. Ad un anno circa dal passaggio dell'Istituto Clinico Tiberino da maggioranza privata a maggioranza pubblica, quali sono le sue prospettive future? La Presidente, durante la risposta, ha ripercorso le tappe principali che hanno portato alla nascita dell'Istituto Clinico Tiberino, risolvendo un vulnus che durava da quasi 20 anni, ricordando poi di aver trovato una società in cui il pubblico era in minoranza. Risolvere dossier molto delicati e importanti, ha ricordato la Tesei, che hanno comportato un iter, una strategia e uno studio della fattispecie. Nel 2021, ha ricordato poi Tesei, la famiglia Bigazzi di Firenze, proprietaria di Prosperius, ha ceduto le proprie quote a Brugnoni, proprietario della Brugnoni Group Sanità. Ora le quote sono così ripartite: il 51% in mano alla regione tramite la USL Umbria 1, con il 40% del pacchetto azionario, e al comune di Umbertide, che ha l'11% delle quote restanti. Il 49% è appannaggio della Brugnoni Group Sanità. Il presidente indicato da parte pubblica è l'avvocato Antonio D'Acunto, mentre il direttore generale, espressione del socio privato, è Alessio Brugnoni.